Due derby segnano la terza giornata di Serie D. Sul neutro di Pineto si sfidano Castelnuovo e Vastese. I neroverdi di Di Fabio sono attesi da una settimana intensa, visto che mercoledì disputeranno il recupero della gara sospesa al 13° del primo tempo col Fano e poi saranno di scena a Castelfidardo. Per il match di domani sicuro assente Terrenzio, alle prese con un problema muscolare. Recuperato Francesco Ripa. Sul fronte Vastese, Fulvio D'Adderio e i suoi calciatori sono alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo i pareggi delle prime due giornate che hanno evidenziato come la squadra sia ancora in rodaggio ma con buone potenzialità da esprimere. Al comunale di Nereto i padroni di casa ospitano il Notaresco. La squadra di Epifani è chiamata al pronto riscatto dopo il rovescio casalingo col Trastevere, che non è piaciuto all'allenatore non tanto per il risultato quanto per la prestazione apatica e senza nerbo. Tutti a disposizione per il rossoblu. Nereto, rinfrancato dal sofferto punto sul campo del Matese e che si è rinforzato con gli innesti a centrocampo dell'esperto André De Falco e del brasiliano Dudu Nardini. Al di là della qualità dei due arrivi, la cosa importante è che abbiamo migliorato numericamente. In questo momento siamo più completi, abbiamo, penso, alzato il livello comunque tecnico e fisico della squadra. San Nicolò è una squadra di spessore, sarà una partita molto molto complessa, sarà di nuovo un test probante, cercheremo di essere all'altezza e soprattutto di uscire con la consapevolezza che ci sia stata comunque un'ennesima crescita. Trasferta a Pietramelara per il Pineto, ospite della neopromossa Aurora Alto Casertano, un test che dovrà confermare come la squadra di Pomante, dopo la doppia battuta d'arresto col Castelnuovo, abbia intrapreso la strada giusta per essere protagonisti. Probabile la conferma dell'11 vittorioso di Montegiorgio, con alternative importanti in panca, tra cui l'ultimo arrivato, Matteo Picciollo. Reduce dalla battuta d'arresto col Fiuggi, Lecchietti prova a confermarsi squadra da trasferta, ma sarà atteso da una partita ostica alle Riviera delle Palme contro un'altra matricola, quel Porto d'Ascoli, guidato dai gol di Napolano, squadra prima a punteggio pieno, così come Tolentino e Trastevere. Lucarelli punta tanto su Akamadu, giustiziere del Nereto, pronto a mettere in difficoltà l'arcigna difesa dei marchigiani. 200 italiani a disposizione dei tifosi neroverdi.